Nell'ultimo mese e mezzo sono stato sotto sequestro da Revolut perché mi ha frizzato dei conti correnti e oggi ne voglio parlare con te e ti voglio dire come ho risolto nel miglior tempo possibile quando succedono queste cose, perché sono sicuro che avrai sentito parlare di conti bloccati e potresti ritrovarti nella mia stessa situazione. Quindi resta a guardare questo video perché è davvero importante. Bentornati nel mio canale ragazzi, sono Daniele e oggi parliamo di conti frizzati. Chiunque abbia a che fare con un business online sa quanto è problematico, quanto è frustrante avere i conti bloccati. PayPal, Revolut, TransferWise, N96, N26, scusate, tutti questi conti hanno il vizietto di frizzare. Cosa vuol dire frizzare? Bloccarti il conto corrente senza avviso, senza giustificazione apparente, e bloccarti tutti i soldi e tenerti i soldi sequestrati per mesi. Solitamente va dai 3 ai 7 mesi. Ho sentito casi di Revolut che hanno avuto il conto bloccato per un anno, casi di TransferWise che hanno avuto conti bloccati per 7 mesi. E oggi è toccato a me. Un mese e mezzo fa, Revolut, senza nessun avviso, mi ha frizzato conti correnti aziendali, non potevo più fare uscire i soldi, mi ha bloccato una discreta cifra. Per un mese e mezzo ho combattuto con Revolut, o meglio, ho combattuto indirettamente con Revolut, andiamo a vedere perché, per avere questi soldi bloccati. Siccome è un argomento che può interessare tutti quanti, perché sono sicuro che molti di voi utilizzano Revolut, sono sicuro che molti di voi utilizzano TransferWise. Comunque tutte queste, diciamo, istituti finanziari elettronici, sono sicuro che sono informazioni che ti serviranno. Però prima facciamo una premessa: questo tipo di blocchi non sono solo con Revolut, TransferWise, succedono anche nelle normali banche, e che nelle normali banche succedono molto meno rispetto a queste aziende tecnologiche. Andiamo a vedere perché, e soprattutto le mie soluzioni sono molto più veloci. Invece, applicazioni come Revolut, TransferWise, per risolvere questi problemi, possono sequestrarvi il denaro anche per un anno intero. E questo ovviamente causa problemi. E tutti abbiamo bisogno di soldi, e a parte questo, non è bello avere i soldi bloccati. Cosa succede quindi? Perché ci bloccano i soldi? Allora, dobbiamo prima capire che ogni banca, o ogni attività che ha una licenza bancaria, anche PayPal, ha una cosa che si chiama compliance check. Cosa sono? Sono dei controlli antiriciclaggio che hanno tutte le banche, che hanno tutti gli istituti di moneta elettronica, che controllano tutti i nostri movimenti, tutto quello che facciamo per fini di antiriciclaggio. E fin qua niente di male, mi sembra una cosa ovvia. Questo succede anche nelle banche fisiche continuamente, e le banche fisiche fanno questi controlli ogni giorno. La differenza sta che nella banca fisica tu molte volte nemmeno te ne accorgi perché durano un istante. Ora, invece, cosa succede con Revolut e TransferWise? Oltre che ad avere comportamenti un po' truffaldini, perché lo sappiamo tutti, queste aziende non funzionano truffaldini, i soldi non te li rubano, però fanno manovre un po' strane. Oltre a questo, hanno una crescita esponenziale. Ad esempio, ho fatto delle ricerche che ha circa un dipendente ogni 40.000 clienti. Quindi, una volta che succede un problema, avere una risoluzione è molto molto lento. Come funziona il complex check? Ci sono degli algoritmi in queste aziende che rilevano dei comportamenti che possono risultare sospetti e ti flaggano l'account. Una volta che ti flaggano l'account, il tuo account viene frizzato. Fino a quando un essere umano non lo controlla, prende una decisione, lo sblocca, ti chiede i dati, varie cose. Ora, il problema è che queste aziende hanno cercato di automatizzare tutto questo processo, con algoritmi sofisticati, che però non fanno il loro dovere come si deve, e quindi risultano in un flagger account massivi. Infatti, cercando su internet ne troverete diversi, e che causano persone con i fondi bloccati per molto tempo, perché prima che un umano possa revisionare il tuo caso possono passare anche 6 mesi, 7 mesi.
Io ho avuto questo problema, giusto il mese scorso, ho avuto una cifra discreta che mi dava abbastanza fastidio fosse bloccata su Revolut, e ho risolto, sono riuscito a risolvere in un solo mese. E ora ti spiego anche come ho fatto, come potresti fare anche tu. Allora, prima di tutto devi sapere che compliance check, il supporto è inutile. Puoi parlare con il supporto, che tu sia Revolut, sia TransferWise, sia la banca, qualsiasi cosa. Il supporto per legge antiriciclaggio non ti può fornire nessuna informazione. Quindi è inutile che li cerchi, è inutile che li pressi, perché non ti possono dare nessuna informazione. Perché la legge gli vieta che durante i controlli antiriciclaggio possono fornire informazioni. Ovviamente ho sentito anche di persone che hanno avuto i conti bloccati per una transazione di 50 euro, 10 euro, perché proprio ci sono questi algoritmi che dovrebbero funzionare, ma invece non funziona niente. Comunque non possono darti informazioni, quindi cosa fare? Ovviamente puoi aspettare. Quanto? Boh, perché non ti possono dare nemmeno informazioni sul tempo. So che mediamente, per esempio, Revolut impiega 6 mesi. Dei 3 mesi e mezzo, 6 mesi, 7 mesi per risolvere con il check. Io ho impiegato 5 settimane, siamo ora il 20 dicembre, ma hanno frizzato penso intorno al 10 novembre. Però ovviamente io ho agito in maniera diversa. Come ho agito? Allora, come so? Voi sapete che io so come funzionano questi conti, come PayPal è molto più veloce, molto più semplice, ma più o meno il ragionamento è lì. Siccome so cosa va a accadere, io non ho perso nemmeno un giorno di tempo, o mi sono subito azionato in tutto ciò che potevo fare per risolvere. Cosa ho fatto? Prima di tutto dovete sapere le leggi, dovete sapere dove è ubicata questa banca. Revolut, per esempio, ha gli uffici a Londra, e quindi regolamentata dalla FCA. Ora, l'FCA dice che quando tu fai un complaint, quindi un reclamo, alla banca, all'ente finanziario che sia, nell'email ufficiale, perché devono mettere un'email ufficiale o una strada ufficiale dove darti il reclamo, devono risponderti entro 15 giorni. Quindi la prima cosa che ho fatto è stato fare un reclamo ufficiale. Perché? Ho fatto il reclamo ufficiale e mi hanno risposto che devo aspettare le solite cose che ti direbbe il supporto. Ma nel reclamo ufficiale loro sono tenuti a darti la loro risposta definitiva. Quindi loro mi hanno dato la loro risposta definitiva, che è quella di aspettare, e non possono darmi nessun tempo, nessuna tempistica. Bene, ora cosa ho fatto una volta che ho la risposta definitiva? Sono andato alla Finance House Bank. Che cos'è la Finance House Bank? È un ente del garante europeo che si occupa di controversie tra il privato e i business e le grandi aziende. Se tu hai una controversia con una banca, con un ente finanziario, con un'azienda, con una grossa azienda, tu stivi al Finanza Asma, è gratuito, e loro prendono in carico questa richiesta e cercano di risolverti la controversia. Ora, ho stitto a Finanza Asma. Finanza Asma può richiedere fino a 5 mesi per prendere in carico la tua richiesta, perché ci sono molti volumi. Quindi ho chiamato, ho cercato di mettere pressione e ho ricevuto risposta dopo 3 settimane. Mi hanno detto che si sono messi in contatto con Revolut per la casistica del freeze del conto bloccato. Gli ho spiegato tutta la situazione, i documenti, ovviamente trovate tutti i link in descrizione di quello che vi sto dicendo, di queste risorse. Quindi se avete il conto frizzato, vi frizzano il conto, tornate in questo video, andate nella descrizione, trovate tutti i link. Sia la pagina dei reclami ufficiali Revolut, se vi capita con Revolut, se vi capita con altri, andate a cercare le email, le trovate nei loro siti ufficiali, e sia della Financial Husband. Quindi compiti tutto, non devi essere residente del Regno Unito perché è europea, ok? Quindi puoi essere residente ovunque. Cosa hanno fatto? Cosa ha fatto la Financial Husband? Si è messa in contatto con Revolut e gli ha fatto pressione per prendere in carica la mia richiesta. Ovviamente ho scritto che era urgente, era un conto aziendale, quindi mi hanno danneggiato, mi stavano danneggiando, tutto. Una volta che questo ente grande si è messo in contatto con Revolut, cosa è successo? Revolut ha preso in carico la mia pratica, immediatamente, dopo 4 settimane, quindi tempo in tutti questi processi, e mi ha ricontattato. Mi ha rilasciato i fondi, mi ha ridato i soldi, 2 giorni fa, però mi hanno chiuso i conti. Vabbè, può succedere. E ora andiamo al prossimo punto del video. Mi ha chiuso i conti, mi ha detto togli i soldi, hai 30 giorni in tempo e tutto quant'altro. Ma sinceramente il conto non mi interessa, mi interessa ovviamente riprendere i soldi nel mio tempo possibile. Detto questo, ragazzi, volevo fare anche una precisione. Quando voi lavorate online o non lavorate online, anche se avete risparmio qualsiasi cosa,
Il segreto, siccome non ci si può fidare di queste banche, non perché ci rubano i soldi, ma perché cercano di risparmiare sul personale, automatizzando i processi e non c'è cura al cliente, quello che bisogna fare è diversificare, come si fa con gli investimenti, con le azioni, diversifica sia fra banche normali, sia tra banche elettroniche, diversifica i tuoi risparmi, diversifica i tuoi investimenti, non lasciare tutto su un conto, perché quando succede qualcosa del genere che ti bloccano un conto, se tu hai tutti i tuoi soldi in un conto solo, se tu giri il tuo business solo su un conto, hai dei problemi, ok? Quindi utilizza sempre più conti, splitta il denaro, diversifica il denaro. Se hai prestiti, se hai mutui, se hai qualsiasi cosa, qualsiasi debito diretto, mettilo su un conto che utilizzi solo per quello. Non che utilizzi per movimenti, che utilizzi per altro, perché se ovviamente ti bloccano il conto e hai un prestito aperto, hai dei problemi. Se hai risparmi della vita, non li mettere tutti su Euro, tutti su Trustwise, tutti su Fineco, su nessuna. Splittali. Se hai 100.000 euro, se non hai 500.000 euro, splittali. 50, 50, 50 e così via. Non mettere tutto sulla stessa banca, perché quando ti possono sembrare efficienti, che lo sono, il problema è che quando nasce un problema può richiedere tempo. Non dico che i soldi ti vengono rubati, questo non accade, ma ovviamente se hai tutti i risparmi nella vita bloccati per 6 mesi puoi avere seri problemi, sia perché non sai come vivere, sia perché se hai un'emergenza non sai come affrontarla. Quindi non tenere mai i risparmi tutti nello stesso posto, non tenere i soldi per lavorare nello stesso posto per i risparmi, diversifica i conti. Soprattutto abbi sempre, se lavori online, abbi sempre account backup dei conti, perché prendi, si chiudono un conto e non sai più come lavorare, perdi denaro, quindi creati degli account di backup. Devi essere sempre preparato. Io per esempio, sì, ragazzi, ti incazzi e non fa piacere a nessuno avere conto chiuso, avere i soldi bloccati, sfido a qualcuno che possa darne piacere, è impossibile, però non mi sono disperato. Perché? Perché se la cifra che avevo là dentro non era tutta la cifra che posseggo, non era tutta la cifra del mio lavoro, ovviamente mi ha causato dei problemi nei primi giorni, ma essendo già preparato a queste circostanze, perché sono una persona che è già preparata, ho continuato la mia vita come se niente fosse successo e mi sono semplicemente attivato per risolvere questa situazione. Cosa che non avrei voluto fare se per esempio avessi avuto tutti i miei risparmi qui, o fosse stato il mio unico lavoro, conto di lavoro, non avrei potuto mentalmente attivarmi in maniera corretta, perché ovviamente se hai tutti i risparmi non sai come vivere, non sai come pagare la bolletta, non sai come pagare il fornitore perché hai tutti i soldi bloccati, è ovvio che il tuo primo pensiero ti spara un colpo in testa perché non sai cosa fare. Quindi pensaci prima e diversifica. Bene ragazzi, questa è la mia esperienza con il conto utilizzato di Revolut. Ti chiedo, se trovi il mio video interessante, di iscriverti al canale, mettere like, condividilo, facciamo conoscere queste informazioni a tutte le persone che ne possono avere bisogno, perché è l'unica maniera per combattere questo genere di problemi, perché siamo immuni, quando capita abbiamo a che fare con algoritmi e con grosse aziende, quindi siamo immuni, l'unico modo per difenderci è la conoscenza e la preparazione. Grazie di avermi seguito, ti aspetto al prossimo video, ciao!